Play. Ciao a tutti scoli pesciolini, sono Mami di Dideritana Sharks e vi do il benvenuto in questo primo episodio di questo gioco fantastimitico. Non so se sarà una lunga serie, questo dipenderà da voi, scrivete nei commenti, scrivete nei commenti hashtag apri il negozio, hashtag apri il negozio, perché bene sì, in questo gioco noi impersoneremo un piccolo personaggino che ancora non possiamo tanto, personalizzare, però ci creeremo il nostro personaggio, il nostro alias, qualche nomignolo carino ce l'ho in mente, e apriremo un negozio in questa città un po' strana che si chiama Porzia. E tenete presente che gioco ancora in alfa, quindi potrebbe esserci dei bug, delle cose strane che capitano come tutti i giochi in Steam in pre-alfa. Detto questo, io mi dilungo sempre un casino ad inizio video, lo so che vi fa piacere vedere il mio faccione. Non lo so, se non vi fa piacere ditemelo, scrivetemelo, altrimenti spolliciate, voglio vedere quel pollice in su ed entriamo nella storia. Anzi, creiamo la storia. Pronti? Partenza! Stiamo per arrivare a Porzia! Non vedo l'ora di cominciare questa nuova attività e di scoprire tutti i fantastimitici episodi che ci capiteranno. Non so cosa succederà, siamo su questo barcone con un vecchio rincoglionito e il nostro piccolo Artù, ho deciso di chiamarlo come il mio cane, e sì, abbiamo dato un volto ed una faccia umana, delle sembianze umane al mio cane, così lo portiamo nella serie alla faccia di tutti quelli che non vogliono il mio cagnolino sul mio canale. Io ce l'ho portato e siamo atterrati, i primi piedi, non ha molto senso, abbiamo messo finalmente per la prima volta i piedi sulla terraferma di Porzia e si apre davanti a noi un paesaggio a dir poco wow, maestoso. E vediamo un attimo quello che ci riserva, dove avremo il piccolo nostro negozio, un po' la storia che caratterizza il nostro negozio, da dove salta fuori soprattutto. Ciao, salve signor Presley. Ragazzi, il signor Presley lo vedremo molto ma molto spesso. Io ho fatto qualche ora di gameplay poco prima di registrare il video, giusto per capire un attimo come funziona. E sì, in pratica ci saluta e ci dice di piacere di rivederci, quindi in teoria ci ha già visto e ci sta portando a guardare il nostro negozio, il nostro workshop. Perché è una vera e propria bottega. Noi siamo come degli artigiani. Ok, ah, si sta parlando di nostro padre, che era un suo grandissimo amico. In effetti, la storia dice che... no ragazzi, non ci posso credere, questo malato mentale ha scritto Porzia sulla sua serranda del garage. Ma andiamo, cioè, ma scusa, si incazza il tipo se non lo seguo, sì. Oh, ecco il nostro negozio. Ma è catapecchia più che un negozio. Guarda, cioè, sentite l'audio di questi dialoghi. Sto un attimo in silenzio, Dialoghi veramente pieni di attrattiva, pieni di suoni così veramente ben fatti. Una minchiata, insomma. Ok, abbiamo ricevuto una lettera da nostro padre che ci dice che è andato a puttane in giro. No, scherzo, non è andato. Non è andata proprio così. Che è andato in giro per il mondo e nell'altra parte del mondo si gli dispiace che non può prendersi cura di noi e vabbè, sì, insomma, dice vento, pioggia, il tuo negozio forse cadrà a pezzi se non lo sistemi subito, quindi datti da fare cazzuola e pennello e risistema questo negozio. Va bene, grazie papà, noi cominciamo a darci da fare. Ok, take your time, come to the Porzia Commerce Guild tomorrow. Ok, dobbiamo andare nella Porzia, nella gilda di Porzia, penso, perché, sì, dobbiamo ritirare la licenza per dar via ufficialmente al negozio, ma ora penso che gli dobbiamo dare un nome, e io lo vorrei chiamare, visto il titolo, domani gli daremo nome, il nome, it's late, vabbè, ma sta facendo tutto lui. Andiamo a dormire e cominciamo il secondo giorno del primo anno, del primo mese, qui su Porzia. Ma guardate che merda sto negozio. Cioè, ma come ce l'hai lasciato, buzzurro di un padre? Ma quanto sei corrotto? Ma qua, guarda, se non lo rimetti subito a posto, non ci mandi i soldi per andare avanti, ti ammazzo, eh. Ok, allora, press E, to check inventory. Va bene, ok, questo è il nostro inventario, ed L per vedere le missioni. Ok, dobbiamo andare a parlare con il signor Presley. E c'è una lettera che ci aspetta qui dentro. Grazie. We're sponsored by the city government. Ok.
Ci dà le ultime notizie della città, è una pubblicazione settimanale, quindi ogni lunedì in pratica ci inviano queste lettere. Se hai delle domande, visita l'ufficio nella strada principale. Grazie mille, non me ne hai fatto un cazzo. Ok, va bene. Allora, per il momento non raccolgo ancora una beneamata ceppa, perché queste risorse ci serviranno, insomma, per andare avanti, per costruire i nostri primi utensili, per fare tutto. Noi dobbiamo dare un cavolo di nome al nostro negozio e questa è una priorità assolutamente della massima importanza. E poi dobbiamo ripararlo, perché se potete, se notate nella barra gialla, che è la barra della nostra stamina, sì, come sto, molto bene. Nella barra della nostra stamina ce l'abbiamo a metà, perché dormiamo male finché il negozio non è riparato. Cioè, tipo, arrivano gli spifferi, l'umidità, ste minchiatine qui, insomma. Allora, facci nominare. Ok, dobbiamo fare una pickaxe e un'accetta. Insomma, un'accetta e una pickaxe. Va bene. Ci serve solo della pietra e del legno per fare questi due utensili che ce li porteremo avanti per un bel po' finché non riusciremo a potenziarli. Oh, don't push! Ehi, affanculo, stronzo. Tieni, ti spingo quanto cazzo mi pare, capito, signor Presley? Ma vai a cagare, che faccia di cazzo che c'hai. Quindi ci facciamo questi due utensili. Io voglio nominare sto benedetto negozio, ma voglio farlo con voi. Quando me lo fanno fare non mi ricordo. Dovrebbe farlo ora. Penso che appena ci riavviciniamo qui ce lo faccia nominare. Perché vedi, sull'insegna non c'è ancora niente. Ti prego. Ah no, ce lo fa nominare quando abbiamo la licenza. Ok, come non detto, vado avanti e lo rinominiamo. Ok, abbiamo tutto il materiale necessario per craftare la nostra pickaxe e la nostra axe. Ok, dammene uno, grazie mille, molto gentile. Sì, ok. E ora dobbiamo andare a parlare di nuovo con il signor Presley in città per fargli vedere. Vedi quanto siamo bravi, l'abbiamo costruita. E dacci la nostra licenza perché vogliamo dare il nome al nostro negozio. Signor Presley, la smetta di toccarsi il naso con le sue manacce putride. Ci dia la dannata licenza perché abbiamo creato quello che lei ci ha detto. No, dobbiamo fare una stone furnace ancora, ma sei un maledettissimo. Non mi ricordavo che dobbiamo fare tutta sta roba. E penso che la pietra che abbiamo non ci basti. Donazione. Ok, ora che ho preso tutto, andiamo nella nostra assembly station dove possiamo costruire e craftare le cose un attimo più grandi. Guardate un po' quanto è figo. Lui ci crea, diciamo, il progetto al centro e noi dobbiamo andare a mettere i singoli materiali, dove serve. Vedete, qui ci dice wood per 10 e li possiamo mettere. Qua invece ci dice di, utilizzare wood. No, che retrieve, place, ok. E poi dobbiamo piazzare una stone stool. La stone stool la facciamo qui dentro, eccola qua, con 10 pezzi di stone. Cioè, è molto carino il sistema di crafting, perché abbiamo una crafting table, diciamo, normale, e poi abbiamo questa crafting table per gli oggetti un pochino più grandi, che ci permette di organizzare i crafting e le cose un pochino in maniera più carina. Ora che abbiamo fatto la nostra fornace, finalmente il signor Presley ci dovrebbe dare sta benedetta licenza, e così possiamo dare il nome al nostro negozio. Ragazzi, purtroppo non posso rendere dinamica questa cosa, cioè chiedere a voi come chiamarlo, anche perché non si può neanche cambiare il nome del negozio, per cui deciderò io, altrimenti dovrei stoppare il video qui, cioè non avete visto niente del gioco, e andare avanti, ma non mi sembra il caso, per cui perdonatemi, questa cosa non potete deciderla voi, la decido io per il bene della serie, insomma, andare un po' avanti. Sì, dammi sta licenza che dobbiamo andare un poco avanti. Oh, grazie mille. Ok, dobbiamo andare a registrare il nostro negozio, la nostra licenza, ovviamente dal sindaco di Porzia. Cioè, è incredibilmente giusto quello che mi chiedi di fare. Perché il signorino va in giro con un sacchetto? No, vabbè, grazie. Devo andare dal sindaco di Porzia. Signor sindaco, il panzone sta qui dentro, se non ricordo male, era panzone, mezzo ubriaco. Salve, signor Gale! Oh, benissimo, ciao! Ci saluta. Ma quanto è carino che ci chiama Artù? Come lo vogliamo chiamare? Bene, mi fa molto piacere che qui c'è un pulsante in giapponese, in giappocinese, indonesiano, che non so cosa significhi, però è verde. Se fosse stato rosso avrei avuto paura a schiacciarlo. E speriamo che non significhi distruggi il gioco e fai esplodere il tuo computer, perché altrimenti potrebbe essere un grosso problema e potrebbe significare tutto per quel che so, eh. Vediamo un attimo come lo chiamiamo. Ok, il nome ce l'ho: Shark Shop. Shark S&S. Shark Shop.
Basta, è andata. Shark Shop. Ok, figo. How you should want to name your workshop? Shark Shop, t'ho detto, non rompermi il cazzo. Ma quanto è figo! La Builder Chance Shark Shop, Birthday Unknown. Perché io sono nato quando sono nato io, insomma. Perché ti metti le mani nei capelli? È un nome che ti fa impazzire da gioia. Però, ragazzi, mi sembra quello di Harry Potter, il nanetto, quello che c'ha l'occhiale strano. Sì, signor Gale, lei mi sembra proprio quello di Harry Potter, eh. Signor Gale, che cavolo vuole? Meet and greet. Vabbè, cioè, salve. Sempre la stessa animazione fa, ma è sempre sorpreso lei. C'ha pure un po' gli occhi spalancati, un po' spiritati. Mi fa paura, signor Gale. Va bene. Ah, ok. Abbiamo preso una quest che dobbiamo andare ad incontrare tutti, diciamo, i titolari di shop. Scusate, sono ancora un attimo raffreddato. All'interno di Porzia. Ma qui c'è il maialino carino, cucù. Ma cucù. No, dai, cucù. No, ma il giochino che si fa con i bambini, cucù. Ma non ci posso credere. Ditemi che l'avete fatto per quello. Ditemi che l'avete fatto per quello. Ok, io mi faccio un giro dei negozianti. È una cosa non troppo divertente. Quindi, se, a meno che non c'è qualcosa di carino da farvi vedere, è tipo il signor Presley che ci saluta dall'altro lato della stanza. Ok, salve, signor Presley. Che cavolo vuoi, mo? Ah, mi pare che ci deve assegnare la nostra prima missione. È vero, sì. Ma noi l'abbiamo già avuta, no? La nostra prima commissione. Con questi audio spettacolari. Grazie, che bella busta. No, pezzo di merda, arriva il bastardo. Arriva il bastardo che ci fotte la commissione. Solo perché lui è il miglior negozio di Porzia. E in virtù di questa cosa vi dico che qui, vedete lì in fondo, c'è scritto Workshop Rank. Facendo le missioni giornaliere si scala un Workshop Rank, quindi questo rank. Ok, salve signore. E quindi si può migliorare all'interno di questa micro community che è quella di Porzia che si sta creando. Ora il signor qua Motoguziano ci darà, penso, una missione. Dovrebbe essere la missione del ponte. Sì, vabbè. Ok, grazie mille. Ed è finito qui tutto quello che c'aveva da dire Presley. Vi ho spiegato anche le dinamiche principali di questo gioco. Insieme vedremo come si sviluppa, dove ci porterà e le cose che nasconde. Comunque, lei ha un nome molto simile al mio e tutti i personaggi di Porzia sono un po' strani perché se io mi avvicino si spaventano malamente. Ma guardate quanto è carina la scritta sul nostro Shark Shop! Ma com'è bella! Comunque, il nostro primo giorno è arrivato a mezzanotte, nel gioco ovviamente, e io ho raccolto un po' di legno per poter iniziare a riparare la casa, perché vi ho detto è la cosa più importante da fare all'inizio, ci permette di dormire meglio, quindi di avere più stamina e più energia per il giorno dopo. Penso di aver raccolto sufficiente legna per riparare tutto. Vediamo se ci riesco. In ogni caso, ho finito tutta la stamina. Quindi, essendo arrivata la mezzanotte, ok. Sì, ci sta dicendo che ora finalmente possiamo andare a dormire tranquillamente e riposare bene. Essendo arrivata a mezzanotte, io vado a dormire. Comincia il terzo giorno qui su Porzia. Ma non ho ancora finito il giro degli shop owner. Ma per oggi il video termina qui, quindi nel prossimo episodio cominceremo qui dal terzo giorno, quindi finirò il giro degli shop owner e inizierò a far ingranare la mia attività costruendo altre fornaci, altri macchinari, andando in miniera a scavare delle pietre, uccidendo i mostri. Sì, perché questo è come se fosse un MMORPG, siamo saliti di livello, vi faccio vedere sta cosa prima di chiudere. Guardate un po', qui ci stanno le nostre skill per il combattimento, per la raccolta, le skill sociali, di crafting, per coltivare le rovine, non so ancora cosa siano, e quindi possiamo anche metterli dei vestiti, migliorare i vestiti, quindi far migliorare le nostre skill. Vedete, in questo momento abbiamo 140 di health, 240 di stamina, sarebbe l'energia, e abbiamo queste skill qui. Poi il fatto che ci sia una scheda licenza mi fa pensare che possiamo fare un upgrade della licenza che non so cosa ci porti ancora. Qui ci fa vedere quello che abbiamo nel nostro inventario. Possiamo sbloccare ovviamente altri slot. Insomma, ragazzi, il gioco sembra essere veramente pieno di alternative. Se volete vedere, continuare a vedere questa serie sul mio canale, lasciate un like, commentate, condividete, scrivete nei negozi, nei commenti, hashtag apri il negozio. Era quello l'hashtag. Non fa niente, se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti, hashtag apri il negozio. Detto questo, vi ringrazio per la visione, ci vediamo settimana prossima. Un saluto, Sharksan a tutti, ciao!